Cardigans vennero al Rocks Bar nel 1995, però prima di quell'esibizione io volevo far vedere l'ultimo loro video, di cui ci sono due versioni, una censurata in America e una no. Adesso chiedo loro quale vogliono vedere. Of Lovefool, there are two versions of the video. And in one show I have shown both versions, because I don't realize which one was censored. It's not for America. We did one in Sweden and it was censored for England because there was a lady taking off her bra and they didn't want to see that in England. But America wanted to, they didn't like the European video because they thought it was difficult. So they want to make their own more flashy and more sparkling American one. So that's why there's two of them. Yes, but which one do you prefer? I prefer the European one, the not sparkling one. The one with the lady taking off a bra. Loro hanno fatto questo video, quello originale europeo, ed era questo video c'era questa donna che si toglieva la sottana. E questo video è stato censurato in Inghilterra. E in America poi hanno fatto un altro, tutto bello, cioè patinato. E gli ho chiesto quale preferisce, lei preferisce quello europeo. And I was sure the European one is here. I was sure you choose this one because yes, but isn't Puritan Britain to censor a video just because a girl is? That's what I think too. Yes, but then after all, we're Swedes and they're Victorian British, so I guess there's a difference. Dice sì, io gli ho chiesto, ma non è puritana l'Inghilterra censurare quel video? Lei dice, quello che ho pensato anch'io, ma d'altra parte noi siamo svedesi, non siamo vittoriani come gli inglesi. E quindi, your manager before told me that you had another song censored in Britain because of the war, I don't remember. Yes, it's our second single in Britain is going to be a song called Be In It from our album. And in that song we have a word, whore. What does it mean? It means a prostitute. Yeah. And they didn't want to hear that, so we had to put a heavy guitar over the word. Allora, nel secondo singolo, loro hanno una parola che dice horn, che vuol dire prostituta. E loro non volevano trasmettere un video, no, un disco in radio, dove c'era la parola prostituta in Inghilterra. Allora loro hanno dovuto mettere una pennata di chitarra violenta per coprire la parola prostituta. Strana l'Inghilterra, no? Bene, bravi inglesi. Poi vanno a combattere nelle Falklands, ammazzare della gente per un pugno di montagne. Vabbè, ma non sto pensando così io. Allora, Cardigans, questa versione è stata censurata in Inghilterra e di conseguenza anche in America. Lovefool. Yeah.
sto impazzendo perché Cree, vieni qui, questo video di Jimi Hendrix, vogliono vedere Jimi Hendrix, è il numero 6 oppure lo special del 42, perché i Cardigans volevano vedere Jimi Hendrix. Vediamo allora adesso invece quando i Cardigans vennero alla Roxy Bar. When you came in Roxy Bar, you said that, I asked you, how is life in Sweden? And you said, very bad. Now I ask you, how is life in Sweden? Maybe you weren't happy at that time or not. Did I say that? I can show you again. Do you want to listen to? Yes. Yes, allora. Gli ho detto che quando è venuta qui, io gli ho chiesto com'è la vita in Svezia e lei mi ha detto molto brutta. E allora lei ha detto, ho detto questo? E ho detto sì. Dico, vuoi che io te lo faccia risentire? E lei ha detto sì. Gli ho detto, ma tu hai detto che era molto brutta perché eri triste? Ok. You are here. It was November 1995. Non è una canzone allegra. No. Why? What's happening in Sweden? Which is the life for the young people in Sweden? Com'è la vita per i ragazzi giovani in Svezia? It's horrible. People are very sad. È orribile, la gente è molto triste. Why? Snowstorms all the time. Ci sono tempeste di neve sempre. Yes, but do you think that only the sunshine can change your life? Or do you think that you have problems in spite of the sunshine or the snowstorm? Cioè, è una questione solo di sole? Cioè, il sole potrebbe cambiare la vita? I think it is very much because of the darkness. I don't think that the sun would change it either. Il sole non cambierebbe tutto. Yeah, but they speak to us of Sweden as a very free place, free love, people is very free. Cioè ci parlano sempre, il luogo comune che la Svezia, la gente libera, c'è l'amore libero, tutti molto liberi. Is it right? Yeah, in a few sense it is, that's true, but it is very much a myth and very much exaggerated too. Very much a myth? And very much exaggerated. Dice che in un certo senso è vero, però è molto più un mito e molto esagerato. Why there are a lot of suicide in Sweden too? Perché ci sono anche molti suicidi in Svezia? Is it right or is it a myth, this too? I don't know, I've heard that one too actually, but I think that Finland is actually more frequent. Yeah. And I don't know why, it might be because of the darkness. So yeah. I don't know, I have no clue. I stop it. Were you were you okay? No. Didn't you see how pale we were? You know, it was in the middle of the dark winter. Something must have gone to our brains. Gli ho chiesto se ero ok, lei mi ha detto no, dice non hai visto come ero pallida, dice ero a metà di un qualcosa di molto buio. Do you feel better now? We all feel much better now. Adesso stanno tutti molto bene. Ok. There is a question that I want to ask you. How is life in Sweden? So-so. So-so. Why? Why so-so? We don't really know because we don't spend any time in Sweden very much anymore. Yeah, but where you were a child, where you were growing up. I guess it's pretty good, at least for me, because I grew up in the countryside, so I had a great childhood. I don't know about the others. You can ask Peter. Brilliant, brilliant, perfect. So only Nina was unlucky? Maybe. No, I think she's probably joking with you. Allora gli ho chiesto com'è la vita in Svezia adesso, visto che allora mi aveva detto molto brutta. Allora lei mi ha detto così e così. Allora ho chiesto perché. E dice, non lo so, chiedi anche l'altro. Lui ha detto, noi non passiamo molto tempo in Svezia adesso. Dico, sì, ma quando eri bambino. E lui ha detto, ma dice, bene, io mi sono trovato bene, forse perché abitavo in campagna. Dice, chiedi a Peter. Peter ha detto, dice, no, è stata brillante. Dico, allora soltanto Nina è stata sfortunata. E lui ha detto, dice, no, credo che lei stia giocando. Ma in quell'occasione i Cardigans suonarono a Roxy Bar. Ecco i Cardigans dal vivo a Roxy Bar nel novembre 1995. Thank you.
Cardigans alla Roxy Bar nel novembre 95. Sick and tired. Yes, you were sick and tired. Yes. All of you like Jimi Hendrix. Everyone likes Jimi Hendrix. Tutti amate Jimi Hendrix. Yeah, we really do. Yeah. Tutti amano Jimi Hendrix perché prima mi hanno chiesto Jimi Hendrix. Io sono sicuro però che loro sanno anche che Jimi Hendrix ha avuto un figlio da una donna svedese, ha un figlio che è in Svezia. Do you know that Jimi Hendrix has a son in Sweden? Yeah. That's one. That's a picture. That picture was done in Sweden in 1970. No, non quella, Andrea, quella di fianco. Quella di fianco, Andrea. Ecco, quella lì. This one was that's. Okay, is that his Swedish wife? Yes. Yeah, okay. That's Jimmy with his son. He came in Sweden in 1970, few months before dying. And he met his son. Lui è andato in Svezia alcuni mesi prima di morire e ha incontrato suo figlio. And now as you choose Jimi Hendrix, come avete scelto Jimi Hendrix, Hey Joe. Jimi Hendrix, Hey Joe. E il disco dei Cardigans si chiama The First Band on the Moon, cioè la prima banda, il primo gruppo sulla Luna. Why the first? That's the moon. I have the moon behind you. And after there is the man that's arriving to the moon. Why the first band to the moon? Well, it was a title that nobody had used before. It also has a certain amount of mysteriousness that we wanted to have on the album. Perché prima band sulla Luna? Lei ha detto è un titolo che nessuno ha usato prima e poi ha detto è un nonché di mistero che noi volevamo usare. Are you fascinated from the moon? I'm a bit scared of the moon actually. You're scared? Mm. Why? You know, things happen to you in full moon stuff. Things happen to you? Mm. You know, the werewolf stuff. What? Don't you know that the wolves howling at the moon when it's full moon? Ah, lei ha paura della luna. Quando, dice, sai, quando c'è la luna piena, ciò che dice i lupi mannari, queste cose. Yes, but in Sweden I think that the moon is the only light you have for six months. We have the street lights too. Oh, yes, less romantic.
in the country, yes, the moon as light. No, io ho detto che in Svezia per sei mesi l'unica cosa che, l'unica luce che hanno loro, non hanno il sole, hanno in Svezia per sei mesi hanno luna, ho detto abbiamo anche le luci delle strade, ho detto sì, ma lui dalla campagna forse ha la luce della luna. No, in the town they have street lights, but in the countryside you have the moon as a light during the winter. Mm-hmm. That's right. For a long time, for how many hours a day you have dark? Depends on in what month you are. For example, in January. It's probably dark for 16 hours. 16 hours. Yeah, or something. It depends on where in Sweden you are. If you're in the very north, it's completely dark for like, say, 2 months in a row. Completely dark. Yeah. Allora, nel nord della Svezia è sempre buio per 2 mesi durante l'inverno. Il brano che loro cantano adesso è Your New Cuckoo, Cardigans. Yeah.
Cardigans. Adesso vediamoci un vecchio video dei Cardigans dell'album scorso, che è Carnival. Questi sono i Cardigans con Carnival. La cosa più strana è che i più interessati a guardare i propri video sono i gruppi. Secondo me, cioè, uno crede che uno li ha visti, invece loro è tantissimo che non vedono i loro video e si divertono moltissimo a riguardarsi e a criticarsi. It's surprising that the group that comes here, they saw their video because like it was the first time they see. Why? It was a really long time ago. It was a really long time I saw it, and it was a really long time we did it, you know, shot it. So we all look quite different these days, and yeah, so it was a surprise. Cioè, è molto tempo che non abbiamo, tantissimo tempo che non lo vediamo, ed è tantissimo tempo che l'abbiamo fatto, quindi siamo molto diversi, quindi per noi è una sorpresa. Long time ago, when? When was it done? When did we shoot it? 1.5 years ago, maybe, yeah. 100 years. Cioè un anno e mezzo fa. A lot of water under the bridges are passed in one year now. Yeah, it seems like that. Yeah. What do you think? Well, I don't know. It seems you are different. Yes, but different. But what happened in 1 year and a half? I don't know. You know, we're still young. We're probably, you know, growing, or yeah, I don't know. Beard are growing and stuff like that. I don't know. I think
I think I'd look really different, but it's always hard to see yourself on TV. I never get used to it. Gli ho chiesto cosa è successo in un anno e mezzo, quanta acqua è passata sotto i ponti. Lui dice, cosa ne pensi? Siamo molto diversi. Dice, cresciamo, siamo ancora giovani e cresciamo sempre, cambiamo. Dice, ad esempio, io ho anche la barba che mi sta crescendo e tutto il resto. But it was at the beginning of your career, that video. Yeah, when we started to get famous, I think we had been playing for at least two and a half years before that. We formed 4 years ago, I think, and that video was made after 2 years or something like that. So, but it was the beginning of the success. Questo video è stato fatto un anno e mezzo fa, all'inizio, quando stavamo per cominciare a diventare famosi. Loro hanno suonato insieme 2 anni e mezzo, quindi 4 anni che sono insieme, e questo è stato all'inizio del loro successo. Were you happiest at that period or this period? Pardon? Were you happiest, more happy, at this period or here? Oh, I'm just getting happier and happier. Lei sta diventando sempre più felice, che sarà più felice in quel periodo o adesso. E quindi lei sta diventando sempre più felice. The only still young, is still a baby, is him. What? No, dico, quello sempre più giovane è lui, sembra ancora un bambino. You're still a baby. Am I still a baby? Yeah. Okay, thank you. Yeah, it's growing, but not much. Oh, you should have said the sleeve on the... No, you as a person, you are the baby of the band. Oh, thank you. Il bambino della band. The baby, you mean? Yeah. Oh, the baby, okay. Yeah. Thank you. Il baby del band. Allora, Lovefool è un disco che sta avendo molto successo adesso. E, you prefer the video, the European clip. But it's sad, isn't sad? The video is sad, yes. Very sad. Do you like sadness? No, I don't, but I can't trust anything that is only white. There has to be melancholic to anything to be credible. Credible? Yes, to have a substance and a depth to it. It has to be, nothing can be only black or white. It has to be a certain touch of melancholy and sadness. Allora, gli ho chiesto, lei prima ha scelto il video europeo, ma il video europeo è molto triste, quel video che abbiamo visto. E lei ha detto, sì, dice, io non posso avere fiducia in qualcosa che sia soltanto bianco, cioè non posso credere soltanto nel bianco o nel nero. Ci deve essere della malinconia, della tristezza dentro, cioè ci devono essere quelle tinte pastello, un po' come il colore, like this color. Like this boring. Boring? Yeah. Do you like the boring life? I think you have to have a certain part of boredom in your life to enjoy the happy parts. Io ho detto, come questa maglietta, che è questi colori, questa maglietta, lei dice, colori noiosi, e dico, ti piace la noia? Dice, credo che nella vita ci devono essere momenti noiosi per poter godere dei momenti felici. What do you believe? Do you believe in life? Do you believe in spirit? Do you believe in God? Do you believe in man? Do you believe in... woman. Oh, Jesus, that's really, really hard questions you're making this program. I believe in cardigans. Lei mi ha detto Gesù. You said Jesus. You made difficult question. Lei dice Gesù. Dice fai delle domande difficili in questo programma. Io credo nei cardigans. Lovefool, cardigans.
Cardigans. Thanks a lot. Thanks to be here. You must go because you are tired. You come from Vienna. Yes, and we're hungry. We need food. Ah, you need food. Allora, grazie a loro, vengono da Vienna, sono stanchi, non hanno ancora mangiato, quindi grazie ai Cardigans. Do you like U2? The band U2? New Year's Day? Is it a good way? Yeah? Fine? Okay. Yeah, something. Circa così. Ok, thanks a lot to Cardigans, grazie ai Cardigans. E adesso noi mandiamo New Year's Day degli U2, un campo innevato, dei cavalieri che arrivano con delle bandiere bianche. Pace, nuovo giorno, primo giorno dell'anno, U2.